siamo con Oggi e Domani alle ultime due puntate sull'identità della Chiesa nascente, sull'alba del cristianesimo nei primissimi secoli. Buongiorno professor Ricca. Buongiorno. Oggi l'identità cristiana sotto Ponzio Pilato e chi per lui, cioè insomma sotto il dominio romano che nel frattempo è diventato così, il terreno nel quale l'identità cristiana si definisce. Eh sì, è una cosa degna di essere notata che l'impero romano figura attraverso un suo funzionario, un suo alto funzionario, nel cuore stesso della confessione di fede cristiana, là dove si dice che Gesù patì sotto Ponzio Pilato. Dunque Roma è presente, collegata con la passione di Cristo, proprio nel centro della fede cristiana. E d'altra parte non possiamo dimenticare che tre secoli dopo la passione di Cristo Costantino ha fatto apporre il monogramma del nome di Cristo, cioè le prime due lettere del nome greco Christos, le prime due lettere, Chi-Ro, le ha fatte mettere sui vessilli del suo esercito poi vittorioso. Tra questi due eventi, la croce del Golgota in cui Gesù viene messo a morte da Roma come un partigiano, potremmo dire un sovversivo politico, e invece il momento in cui la croce o quantomeno il nome di Cristo compare come simbolo militare nelle truppe, fra le truppe di Costantino, ecco, tra questi due eventi si decide molto della fisionomia del cristianesimo e del suo destino storico. Ecco, lei dice appunto della fisionomia interiore del cristianesimo, anche quella esteriore, appunto, anche quella la sua sopravvivenza e la sua e la posizione che ha assunto. Ecco, e la posizione che ha assunto nella storia, perché eh sì, il cristianesimo attraverso quella vittoria del Ponte Milvio, dunque all'inizio del IV secolo, è diventato prima religio licita, cioè religione autorizzata, religione ammessa, nello stesso senso in cui lo era già da tempo e da sempre Israele, la religione ebraica, e poi con Teodosio nel 380 è diventata religione imperiale, l'unica religione dell'impero, e certo la sua posizione si è letteralmente capovolta, e questo ha significato naturalmente anche un mutamento profondo della sua, appunto, posizione, del suo modo di essere nel mondo. Ecco. Sì, perché da un lato appunto questo permette la sopravvivenza, l'affermazione, la diffusione del cristianesimo, però dall'altro poi lì si costituisce quella ambiguità che ha accompagnato tutta la storia della cristianità, perché ecco, l'ambiguità di essere una religione degli ultimi che diventa dei primi, no? Sì. Una religione periferica che diventa invece centrale, e così via. E così via. Ecco, appunto, allora chiediamoci se in questo modo, con un cristianesimo vincente, non si, come dire, proprio capovolge ma anche stravolge completamente quello che era il rapporto che Gesù aveva istituito con il potere storico. Ecco, beh sì, dunque qui bisogna forse distinguere dal punto di vista della fede, cioè del cristianesimo come esperienza e vita religiosa. Credo che tutto sommato anche il cristianesimo costantiniano, se vogliamo chiamarlo così, è in una continuità sostanziale con il primissimo cristianesimo, nel senso che soprattutto grazie al Nuovo Testamento, diciamo, la fede cristiana è rimasta anche
dopo Costantino quella che era prima di lui. Diverso è effettivamente invece il rapporto, la situazione se uno pone il problema del rapporto tra cristianesimo e storia, perché qui effettivamente la Chiesa diventa egemone, la Chiesa diventa signora, per così dire, la Chiesa diventa parte integrante dell'impero, e qui naturalmente c'è una differenza sostanziale, allora bisogna dire, con quello che era Gesù, per il quale l'impero romano era una realtà assolutamente secondaria. Dal colloquio che l'Evangelista Giovanni ci riferisce tra Gesù e Pilato, noi deduciamo che Gesù riconosce naturalmente anche l'autorità di Pilato, però la sfida radicalmente. Invece, quando naturalmente la Chiesa è diventata religione dell'impero, questo regno di Dio che era il centro della predicazione di Gesù diventa nella Chiesa imperiale una realtà in fondo marginale, spinta all'estremo confine della storia, praticamente diventa ultima, mentre primaria diventa appunto la realtà dell'impero, l'inserimento della Chiesa nelle strutture imperiali, il peso che lei via via acquista nella società. E però allora appunto, se l'impero non è il regno di Dio, come mi sembra che si possa affermare tranquillamente, insomma, ecco, allora come si fa a dire che c'è però continuità nella fede? Capisco cosa vuol dire, cioè i Vangeli quello continuano a dire, quindi la parola di Gesù quello continua a dire a chiunque, però che ne è di quella alleanza tra Dio e gli ultimi, che ne è di quel abbassi i potenti dai troni, innalza gli umili, cioè... Eh sì, difatti lì c'è stata una, come dire, una infedeltà, chiamiamola così. E però non è appunto, come dire, una infedeltà episodica. No, è strutturale. Ecco, è strutturale. È strutturale, sì, difatti. E difatti la storia del cristianesimo è anche la storia del suo allontanarsi e del suo essere continuamente richiamato alla fonte, all'origine, alla sua identità vera. Cioè è un po' come anche nella vita singola dei cristiani, siamo sempre in un conflitto anche con noi stessi, proprio per cercare di essere quello che siamo chiamati ad essere, ecco. Quindi si potrebbe anche dire che quell'infedeltà strutturale, come dire, è in un certo senso funzionale a una sorta di memento della fallibilità umana, oppure sarebbe meglio che non ci fosse? Beh, insomma, forse le due cose vanno dette. Da un lato sarebbe meglio che non ci fosse, o che non ci fosse in quella misura in cui c'è stata, perché lì c'è stato una vera alleanza tra trono ed altare. Noi nell'Occidente lo sentiamo forse meno, perché la situazione storica, l'evoluzione storica è stata più drammatica, più problematica, ma ad esempio nell'Oriente cristiano c'è stata tutta una teologia politica che ha teorizzato la famosa sinfonia dei poteri, cioè del potere politico cristiano, si capisce, e del potere religioso. Però non è neppure inutile la sua osservazione rispetto al fatto che insomma, il fatto che pecchiamo, ecco, diciamo così, che il cristianesimo non è impeccabile, non è infallibile, appunto, è anche una lezione quotidiana in fin dei conti, cioè è un invito permanente alla riflessione critica su se stessi, e quindi alla conversione continua. Comunque, insomma,
la complessità della situazione che si è creata con la svolta costantiniana va valutata così serenamente, sì, criticamente, ma non credo che sia giusto dire quello che qualche volta si dice o si pensa, che cioè sia stata proprio qualche cosa di completamente fuori dalle possibilità di un cristianesimo vero, di un cristianesimo, cioè che sia stato una come dire, un tradimento radicale per cui dopo Costantino il cristianesimo non è più stato cristianesimo. Questo credo che sia un pochettino eccessivo, nel senso che appunto la presenza della parola evangelica ha fatto sì che pur in una situazione compromessa, e ripeto strutturalmente compromessa, il cristianesimo non si è perso, è riuscito a mantenere quel principio critico grazie al quale continua a essere se stesso, sia pure appunto in una lotta continua. Capisco quello che dice, però è anche vero che sul piano storico le conseguenze di questa alleanza tra trono e altare sono state, certo l'elemento critico è sopravvissuto, ecco, ma è, sì, quasi sopravvissuto nonostante però, sì, questa alleanza, perché le conseguenze, sì, sì, ecco, sì, le conseguenze sono state diverse. Sì, sì, nonostante l'alleanza, è vero, non in virtù di quell'alleanza. Perché quell'alleanza poi cosa ha prodotto? Ecco, le conseguenze sono, beh, ce ne sono tante naturalmente, però la prima è la coscienza di una superiorità collegata con il fatto della vittoria, insomma, noi abbiamo vinto e quindi Dio è con noi. Il fatto che abbiamo vinto è la dimostrazione che Dio è con noi. È catastrofica però questa superiorità, perché sappiamo dove ha portato. Lo so, ma perché non è appunto solo dottrinale, ma è una superiorità di fatto. Sì, ma nello stesso tempo era la Chiesa dei Martiri anche quella, ecco, perché non dimentichiamo che la più grande persecuzione è avvenuta con, è stata l'ultima, è stata quella di Diocleziano e di Galerio, una persecuzione severissima, durissima, che è durata 6 anni e che era a tappeto in tutto l'impero. Diocleziano è stato un grande imperatore, è stato radicale, e Galerio ancora più di lui, anche se Galerio poi è stato il primo che ha dato ha messo l'editto di tolleranza. Dunque dicevo, non dimentichiamo che questa Chiesa che dice noi abbiamo vinto perché Dio era con noi è una chiesa martire, che però, ecco, a un certo punto viene riscattata, viene come risuscitata quasi contro tutte le attese. E ecco, per dire, ora non abbiamo tempo di fermarci, ma c'è un Lattanzio che scrive un'opera intitolata La morte dei persecutori. I persecutori Dio li fa morire per far vivere la sua comunità martirizzata, che però a un certo punto risuscita e insomma si prende la sua rivincita, diciamo così. Ecco, allora noi abbiamo forse anche anticipato troppo, allora facciamo un passo indietro e veniamo a questa chiesa, appunto sotto l'impero romano, prima della sua vittoria, a questa chiesa che è ancora martire, come lei dice, perché sennò effettivamente andiamo troppo avanti. Ecco, allora in questa fase albeggiante, come abbiamo detto, sì, del cristianesimo, non solo non è vincente, ma pur diffondendosi a macchia d'olio un po', straordinariamente si deve dire, ecco, il cristiano è malvisto, contrastato, perseguitato. Sì, il cristiano è malvisto. Dunque, qui c'è un grosso problema storiografico sul quale non ci possiamo soffermare, dico soltanto che tradizionalmente si pensava che i cristiani venissero perseguitati nell'impero romano in quanto tali e, per così dire, a tappeto su tutto il territorio dell'impero.
questa tesi secondo la quale i cristiani erano accusati e condannati a morte per apostasia dalla religione nazionale, come diceva un grande storico dell'Ottocento, Teodoro Mommsen, oggi è un po' abbandonata questa tesi, cioè si è visto che è soltanto a partire dalla metà del terzo secolo, dal 250-49-50, che cominciano le persecuzioni su tutto il territorio dell'impero. Prima, in fondo, ci sono episodi serissimi, intendiamoci, lo vedremo tra poco leggendo un po' la lettera di Plinio a Traiano. Dunque si tratta di persecuzione vera, si tratta di gente mandata a morte così, senza nessuno, molta disinvoltura, senza processi, eccetera, ma non è una persecuzione generalizzata. Ecco, ma intanto una precisazione. I cristiani a questo punto, quindi siamo alla fine del secondo secolo, anzi nel terzo secolo, dove sono diffusi? Un po' dappertutto nell'impero? Molto in sud, molto in Nord Africa. In Africa del Nord è stata una terra feconda, anche come teologi, non soltanto come cristiani, e come movimenti all'interno del cristianesimo. E poi erano diffusi più in Oriente che in Occidente. Cioè, cosa si intende per Oriente? L'Oriente dell'impero romano, sì. Ecco, quindi la Grecia, l'odierna Turchia, quella che allora si chiamava l'Asia Minore, eccetera, eccetera, che sono poi anche le terre di cui parla il Nuovo Testamento. In Occidente, cioè Italia, Jugoslavia, Gallia, Francia, insomma, e poi non parliamo del Nord Europa, che era ancora completamente escluso dalla missione cristiana. Il cristianesimo era presente, ma meno numeroso. Che l'Oriente. E cos'erano, comunità stanziali o itineranti, o come erano? No, erano comunità stanziali. C'era naturalmente, fino a un certo punto, il ministero itinerante degli apostoli e dei profeti, ma le comunità erano comunità sedentarie, soprattutto nelle città. Il cristianesimo è un fenomeno all'inizio prevalentemente cittadino, con Teodosio dal 380, che diventa diffuso anche nelle campagne, che sono state più tradizionaliste, quindi più conservatrici delle tradizioni, chiamiamole pagane per intenderci. E la persecuzione nasce, non si sa bene come, non si sa bene perché, perché appunto non risulta che nei primi secoli il cristianesimo in quanto tale fosse considerato delitto. Sì. Ecco. Ma il fatto, il nomen, come si diceva allora, cioè il nome di cristiano, non era considerato in sé motivo sufficiente per essere condannato. Ecco, lei ci ha portato dei bellissimi testi, di cui la ringraziamo, tra cui appunto questa lettera di Plinio a Traiano imperatore, in cui si vede appunto come la questione fosse controversa, cioè che dobbiamo fare di questi di questi cristiani, sono colpevoli di qualcosa o no? Allora leggo per esempio l'inizio di questa lettera, no, di Plinio all'imperatore Traiano, che dice: è mia usanza, o signore, riferirti tutto ciò di cui sono dubbioso. Chi infatti può meglio di te reggere la mia incertezza e illuminare la mia ignoranza? E vabbè, questa è una bella dichiarazione al principe. La captatio benevolenza. Ecco, io non fui mai presente a processi fatti contro i cristiani e perciò ignoro in che e sin dove sogliasi castigarli o inquisirli. E fui anche molto incerto se sia da ammettersi qualche differenza tra le diverse età e se i fanciulli, per quanto ancor teneri, debbano essere trattati come i più forti, se si debba perdonare a chi si pente o se a chi fu realmente cristiano nulla giovi il non esserlo più, se si punisca, ecco quello che diceva lei, il solo nome, anche se non vi sono delitti, o se siano soggetti al castigo delitti inseparabili da quel nome. Ecco.
Quindi, e qui ecco, facciamo, no? Difatti, è molto chiaro che a quel tempo non esisteva una legislazione. Se fosse esistita, Plinio non avrebbe scritto questa lettera, peraltro interessantissima. Non esiste un delitto di cristianesimo. Interessante la menzione dei bambini, cioè non sa che cosa fare con i figli dei cristiani. Piccoli cristiani. Ecco, piccoli cristiani. E tra l'altro qui ci sarebbe da fare tutto il problema del battesimo. Erano cristiani perché erano battezzati o semplicemente perché erano figli? Ecco. Quindi, insomma, come si vede, c'erano solo domande. Ecco, poi domande. Però dopo le domande dice anche come si è comportato. Sì, dice, ecco, non so come ci si comporta, vediamo se ho fatto bene. Questo è, ecco. Dice, con quelli che mi sono stati denunciati come cristiani, io ho agito in questo modo. Li interrogai se fossero cristiani. Se confessavano che sì, io facevo due o tre volte la stessa richiesta, minacciandoli del castigo. Se persistevano, li condannavo, poiché io non dubitavo che fosse ciò che essi confessavano di essere, doversi certo punire quella caparbietà e ostinazione invincibile. Vi furono altri, ugualmente pazzi, i quali, perché erano cittadini romani, ho stabilito di inviare a Roma. Come ad esempio l'apostolo Paolo. Eccolo. Il quale, anzi, lui si è appellato a Cesare e quindi è arrivato a Roma. Ma anche queste righe sono estremamente interessanti, perché si vede anche l'arbitrio di quest'uomo, che senza questo Plinio, che senza motivo, lui semplicemente per questa caparbietà, come la chiama, li manda a morte. Li manda a morte. La caparbietà potrebbe essere, è un altro nome della fede, insomma, visto dal di fuori. Sì, un altro nome della fede. E dunque, qui che cosa vediamo però? Vediamo che in fondo c'era un sospetto. Ecco, questi cristiani, forse anche soltanto o per la loro disponibilità al martirio, o per questa ostinazione a essere fedeli al loro Signore, eccetera, eccetera, venivano visti male. Ecco, cioè come potenziali ribelli. Poi c'è anche, gli chiedevano a questi cristiani di offrire vino e incenso all'immagine dell'imperatore, no? E di maledire il nome di Cristo. Qualcuno lo faceva e qualcuno no. Esatto, e qui vediamo, questo è molto interessante anche perché riprende, o meglio, l'apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 12, dice esattamente questo, che chi dice Cristo è anatema, cioè maledice Cristo, non ha lo Spirito Santo. Ecco, cioè appunto questo era la cartina al tornasole, per così dire, il momento cruciale, perché l'altro atto era quello di sacrificare agli dei di Roma, di fare una pregherina davanti all'immagine dell'imperatore. Questo molti cristiani lo facevano con una specie di riserva mentale, quello lo potevano, diciamo, si poteva ancora tollerare, ma maledire Cristo, quello era così chiaramente antitetico alla confessione di Cristo che chi lo faceva si escludeva dalla comunità cristiana e rivelava che appunto non era in grado di sostenere la fede cristiana. Ecco, ma qui forse va un po' anche capito, cioè questa disponibilità al martirio che nasce con il cristianesimo. Allora, da una parte va bene, imitazione di Cristo, dall'altra si potrebbe anche dire fanatismo, no? Come poi in tanti episodi delle storie religiose è stato visto. Però forse si può vedere anche come invece, come dire, senso della vita, no? Rispetto per una propria posizione di vita, per... Beh sì, è un pochettino il fatto che il rapporto con Dio, attraverso Cristo in questo caso, è la vita nella vita, è la vita nella vita, quindi io preferisco morire piuttosto che perdere questa comunione, questo rapporto così vitale, così decisivo per la mia esistenza. Quindi ecco, proprio prendere sul serio
la propria esistenza in quanto... Guardi, a questo proposito c'è un testo interessante di Eusebio. Dunque, Eusebio, questo storico cristiano, tra l'altro un grande ammiratore di Costantino, il quale nella Storia Ecclesiastica descrive delle persecuzioni avvenute in Gallia, anche lì persecuzioni locali, a Lione, in un'altra cittadina chiamata Vienne, e descrive questa chiesa perseguitata, chiamandola la Repubblica secondo Dio, e dice dei cristiani che essi subirono il martirio, cito, combattendo da forti più per la verità che per la patria, più per la religione che per i propri cari. Ecco, questa è una descrizione abbastanza pregnante dei nuovi valori che animano il cristianesimo, soprattutto se li mettiamo a raffronto con i valori della civiltà e della cultura romana. Qui dunque i cristiani combattono più per la verità che per la patria, muoiono più per... ma naturalmente per i romani la patria era la prima verità, combattono più per la religione, cioè per la fede appunto, che per i propri familiari. Per i romani sappiamo che la famiglia era una cosa sacra. Dunque qui vediamo appunto questa disponibilità al martirio in rapporto ai nuovi valori che fanno parte del patrimonio cristiano. Intendiamoci, il martirio è una tradizione anche extracristiana, non parliamo degli ebrei da cui abbiamo imparato questo, ma però nasce da una fedeltà, ecco, in ogni caso, no? Nasce da una fedeltà e da una serietà, diciamo, sì, una parola un po'... Del resto ci sono tante parole anche di Gesù stesso, là dove dice ad esempio: chi mi confesserà, mi riconoscerà davanti agli uomini, io li riconoscerò davanti a Dio; chi mi rinnegherà davanti agli uomini, io lo rinnegherò, eccetera. Cioè c'era anche tutta questa tradizione di parole di Gesù legate fortemente alla confessione di fede davanti alle autorità umane, e quindi il ricordo di queste parole, l'eco di queste parole ispirava sicuramente. Senta, ecco, oltre a questo appunto che lei ci sta dicendo, questi nuovi valori, insomma queste nuove realtà cristiane, queste lettere forniscono poi molte indicazioni ancora sulla vita di queste sì, comunità cristiane. Sì, è una vita semplicissima poi, no? Ma è una vita semplicissima. È molto interessante quello che dice qua sul culto cristiano, cioè dice che questo naturalmente dalle confessioni che gli facevano questi cristiani che lui... Quindi questo è sempre Plinio che dice: ma poi dopo tutto vivono così, no? Si astengono da ruberie, assassini, ecco, adulteri, mantengono la fede data, restituiscono i prestiti, poi si raccolgono per fare insieme un pasto, ma ordinario e innocente. E prima parla dei salmi che cantano, evidentemente all'aperto, prima... innanzi giorno, ecco. Perché naturalmente erano giorni lavorativi. Poi loro dovevano andare a lavorare, quindi facevano il culto prima di andare a lavorare, evidentemente. E poi parla delle ministre, delle due schiave che si dicevano ministre. Ministro, interessantissimo questo, perché ci apre un orizzonte, una finestra sul famoso problema dei ministeri femminili. Qui li vediamo chiarissimamente affermati. E poi è bella anche la risposta che dà Traiano a sì, Plinio. Bella, ma anche un po' contraddittoria. Sì, no, appunto. Ma la contraddizione sta in questo, che da un lato dice non devono essere ricercati. Se uno considera il fatto di essere cristiano un delitto, bisognerebbe ricercarli. Invece dice no, non ricercarli. Però se vengono accusati e convinti di essere cristiani, cioè riconoscono di essere cristiani, allora devono essere puniti. C'è una contraddizione evidente, ma probabilmente
questo modo di procedere aveva una funzione deterrente, io credo, nei confronti della gente. Cioè, la comunità cristiana era sospetta, come se fosse un luogo da cui potesse partire l'eversione, la ribellione, e quindi si scoraggia, e come si scoraggia? Punendone ogni tanto qualcuno. Ecco, tanto che appunto dopo queste prime incertezze, come è naturale di fronte a un fenomeno nuovo, la persecuzione in realtà si radicalizza e si accanisce. Si accanisce. E ci sono allora le grandi persecuzioni. Ma ecco, ma questo perché? Perché si fa una legislazione più precisa, o perché, come lei diceva, questa pericolosità viene... Beh, in un certo senso, naturalmente, il cristianesimo diventa pian pianino, non voglio dire uno Stato nello Stato, questo sarebbe troppo, ma certamente una forte comunità compatta, sparsa su tutto l'impero, con una grande disciplina interna, una forte convinzione, come vediamo testimoniata da questa lettera, e quindi insomma una presenza che non può più essere semplicemente ignorata, ecco, e viene temuta come rivale, tutto sommato, da un lato. Dall'altra, non dimentichiamo che nella comunità cristiana c'erano dei cristiani radicali, dei gruppi radicali alla Tertulliano, i quali, diciamo pure, proprio per questo loro antagonismo pregiudiziale nei confronti di tutto ciò che era romano, in fondo boicottavano le istituzioni civili, rifiutavano di occupare posizioni sia nell'amministrazione sia nell'esercito, e quindi venivano considerati come delle presenze che minavano la compattezza della società romana in un tempo pericoloso, perché c'erano naturalmente sulle frontiere, c'erano questi popoli barbari che stavano per invadere l'impero, e questi cristiani venivano interpretati come una specie di quinta colonna di un nemico esterno, ecco. Poi però c'era anche ci sono altre ragioni più interne alla società romana, cioè da un lato il revival, questa ripresa di coscienza del paganesimo colto, che considera oscurantista in fin dei conti la presenza cristiana, e dall'altra c'è la crisi della società romana, che viene interpretata da molti come la punizione degli dèi su Roma, sull'impero, perché gli dèi sono trascurati, e perché sono trascurati? Perché ormai si loda soltanto Cristo, cioè non c'è più un culto. E anche Plinio lo dice nella sua lettera alla fine: i templi erano deserti, poi dopo la mia azione hanno cominciato a rifrequentarli. Ma è molto interessante, sì, appunto, gli dèi, qui gli atei, no? Ecco, esatto, per questo gli atei. E allora per tutti questi motivi si entra in una fase molto dura di persecuzione, nel tentativo, che poi si rivelerà inutile, di sradicare il cristianesimo. Era troppo tardi. Ecco, e qui lei ci diceva prima, appunto, accade il capovolgimento, sì. Ecco, la svolta costantiniana. Adesso abbiamo purtroppo poco tempo, ma ecco, a che cosa di fatto è dovuta, e in che cosa è consistita, quali modificazioni ha portato? Beh, la svolta costantiniana è consistita nel fatto che la Chiesa ufficialmente è stata equiparata alle altre religioni, de facto però è stata privilegiata. Pensiamo che Costantino affida i suoi figli a dei vescovi per la loro educazione. Quando fa costruire Costantinopoli, la nuova Roma, diciamo, sceglie le liturgie cristiane per inaugurare la nuova città. Dà ai vescovi posizioni importanti
nel governo, nell'amministrazione e in generale un rilievo sociale che prima non avevano. E c'è anche tutto un aspetto economico, finanziario molto importante, per cui c'è forti finanziamenti a favore del cristianesimo. Però questo mi sembra che comporti una modificazione più per la Chiesa che per l'impero, perché l'impero semplicemente così, sceglie alcuni funzionari invece di altri, però la Chiesa sì. diventa... La Chiesa sperava di cristianizzare l'impero. Ecco, questa è stata la grande speranza che credo fosse la, diciamo, la motivazione migliore che sta dietro questa svolta costantiniana, il fatto che la Chiesa l'accetta. Naturalmente uno si può chiedere, ma è successa questa cristianizzazione dell'impero? La Chiesa imperiale ha cristianizzato? Purtroppo si deve rispondere piuttosto negativamente, cioè l'esito di questa simbiosi, di questa alleanza è stato mediocre. Cioè praticamente le cose sono cambiate poco. Ci sono state alcune leggi, ad esempio la legge che vieta le lotte tra i gladiatori, ma anche queste leggi hanno avuto una grande difficoltà a essere attuate. C'erano le leggi, ma non c'era la realtà. Noi conosciamo anche molto bene questa situazione, anche nella nostra società. Cioè, la legge c'è, ma non funziona, cioè non viene fatta rispettare. Ecco, però invece la Chiesa sì, viene profondamente trasformata sul modello imperiale, cioè basta pensare, no, la gerarchia, basta pensare la simbologia, sì. la liturgia. Sì, diventa la... Intendiamoci, tutte queste cose esistevano, anche la simbologia e la liturgia, cioè... Sì, ma l'oro, il rosso, la corona, il manto, ecco. Il trono, questa è tutta simbologia imperiale. Sì, tutta una simbologia. Chiaro che esisteva il simbolo, la croce, un pesce. Ecco, sì. C'è stata questa integrazione dell'uno dell'altro... E quindi appunto e poi anche le nuove persecuzioni ai cristiani e ai diversi, ecco, come si direbbe questo, oggi, no? Questo, ecco, questa è veramente una cosa incredibile, perché è singolarissima ma è rivelatrice, e cioè il fatto che la Chiesa perseguitata non ci ha messo molto ad adoperare l'esercito imperiale dell'impero diventato cristiano, per reprimere con la forza, con la violenza, non già il paganesimo o anche l'ebraismo, ma per reprimere gli eretici, chiamiamoli così, quelli che la Chiesa, che aveva vinto, considerava eretici, in modo particolare le prime vittime della violenza, diciamo, della chiesa che si serviva dell'esercito imperiale, sono stati i donatisti, dunque dei cristiani radicali, tanto per cambiare. E lì c'entra anche un po' Agostino. E lì c'entra anche Agostino, lo dobbiamo dire, ci rincresce di doverlo dire, ma Agostino ha addirittura interpretato la parola evangelica costringeteli ad entrare, cioè i poveri eccetera che devono entrare nella sala delle nozze, nella parabola del gran convito, l'ha applicata ai donatisti, i quali con la violenza, e ripeto violenza militare, con la benedizione di Agostino dovevano diventare ortodossi. Non lo sono diventati. Concludendo, Paolo Ricca, però, ecco, questa ambiguità, questo capovolgimento da cui siamo partiti all'inizio, no? Questo da una parte una religione dei poveri, degli afflitti, degli ultimi, degli affamati, di giustizia, dall'altra parte una religione d'ordine, quantomeno, diciamo, lasciando stare anche gli eccessi del... Eh sì.
Ecco, sì, bisogna riconoscerlo, e questo il cristianesimo è stato nella sua storia, voglio dire nella sua grande storia, perché poi ci sono anche tutti gli altri movimenti cristiani critici nei confronti della grande storia cristiana, però effettivamente è stato complessivamente una religione d'ordine, e credo che lo è rimasta fino al XX secolo. Ecco, nel XX secolo. Mi dirà che cosa sta cambiando, no, ma secondo me va anche detto che anche senza moralismo, voglio dire, magari ha amministrato il bene, ma non è più la religione. Ha amministrato, come dire, la carità, queste cose qui, però non è la comunità dei poveri, ecco, questo è il mutamento, no? Sì. Anche volendolo vedere positivamente, sì, insomma. Ecco, invece lei dice nel XX secolo... Cioè... Ecco, nel XX secolo c'è un fatto nuovo. In fondo, per la prima volta, si può dire, dopo Costantino, per la prima volta nasce una chiesa di opposizione, diciamo così, cioè non più di ordine, cioè non più tesa a conservare l'ordine stabilito, ma a metterlo in discussione, a metterlo radicalmente in discussione. Nasce nel XX secolo con la Chiesa confessante in Germania, con molte esperienze di comunità di base in America Latina dopo, nella seconda metà del XX secolo. Nascono movimenti cristiani di liberazione, movimenti di liberazione appoggiati fortissimamente o anche guidati addirittura da cristiani. Insomma, nasce un cristianesimo che comincia a essere di nuovo quella religione dei poveri che originariamente, o degli ultimi che originariamente era. Cioè, noi, mi pare, mentre le grandi chiese continuano naturalmente ancora a essere largamente religione di ordine, mi pare che sia nato e stia crescendo un cristianesimo che è di nuovo quello che era. Quindi un'altra alba, insomma. Un'altra alba. Sì, un'altra alba. Va bene, allora siamo contenti. Del resto, il cristianesimo ha avuto, come dice Calvino, molte morti e molte risurrezioni. Ecco, quindi lei pensa che siamo di fronte, sì, chi lo sa? Insomma, lasciamo un punto di domanda, ma comunque... Possiamo augurarlo, comunque. Grazie tante. Allora, Paolo Ricca, e noi ci rincontriamo qui domani. Sì. Ecco, e ringrazio naturalmente Enrico Murgia alla console, Loredana Rotundo in regia, Flavia Pesetti, la nostra curatrice, e la studentessa della Sapienza di Roma, Sara Regnoli, e Cristiano Monzi per la consulenza musicale. Grazie, a domani.